Oggi vi mostrerò l'oggetto che mi ha decisamente cambiato in meglio la vita. Ciao ragazzi, da Sonichan, la gattara pazza di YouTube. Ma quanto è bello riessere a casa, rivedere i miei gatti, riabbracciarli, spupazzarli tutti quanti. Vero cucciolotti miei, vi sono mancata, Milchina. Odrina bella con questa faccina arrabbiatella. Fufino, vieni qua, fatti dare un bacino. Ecco, il solito monellaccio. Quest'oggi vi voglio proprio parlare di una cosetta che mi hanno inviato per i miei gatti, per provarla e vedere cosa ne pensavo. E niente ragazzi, l'adoro. Ma bando alle ciance e ve lo faccio vedere subito. Ed ecco lei, Farbulous, la lettiera autopulente ed autosvuotante per gatti. Sì ragazzi, avete capito bene, mi hanno regalato una lettiera automatica, cioè tipo il sogno della mia vita. Ed infatti l'azienda Farbulous probabilmente mi avrà vista completamente sclerata con tre gatti, avrà detto: toh, lei ha l'aria di una che ne ha bisogno, e mi hanno permesso di testarla. E devo dire che anche i miei gattini super cacosi l'adorano. È praticamente una lavatrice in cui ci infilate il gatto che fa cacca e ve lo ritorna pulito. Ok, va bene, vi spiego in maniera più tecnica. Come vedete è abbastanza capiente, quindi i gatti c'entrano tranquillamente. Qui c'è un sensore che rivela quando il gatto è in giro, ed infatti ve lo notifica qua, vedete? Attenzione, pericolo gatto! Guardate che carino il logo con la F col gattino! Da qua possiamo gestire varie funzioni, come per esempio la pulizia, ed infatti possiamo attivare manualmente la pulizia, ma la cosa ancora più bella è che lo fa in automatico, ragazzi, cioè dopo 2 minuti che i gatti hanno utilizzato la lettiera, pulisce! Ma è felice! Vi spiego perché sono impazzita per questo aggeggio favoloso! Anzi, Farbulous, che è appunto il nome del brand. Che se siete curiosi di vedere fa tanti altri prodotti, oppure se volete proprio questa lettiera automatica, vi lascio il link in descrizione nel primo commento con un piccolo sconticino solo per voi, miei amici gattari. Comunque vi dico perché mi ha svoltato la vita. Come sapete, prendersi cura di tre gatti non è per niente facile, soprattutto se sono tre caconi come loro, perché a giro la lettiera è sempre sporca e quindi passavo la vita a raccogliere cacchina. E proprio per questo dovevo mettere la lettiera fuori, perché c'era una puzza terribile che appestava tutta la casa. Però in inverno, come potete immaginare, con la pioggia una grande seccatura, soprattutto quando c'è un freddo atroce e tu ti ritrovi là frizzata con la palettina in mano mentre stai spalando la cacchetta. Quindi l'ho trovata utile perché finalmente non ho più cattivi odori a casa, perché toglie la cacchina immediatamente quando la fanno. Eppure perché io viaggio spessissimo, ragazzi, e quindi spesso capita che devo lasciare i miei gatti alle mie amiche che danno loro da mangiare. Però credetemi, mi sembra veramente bruttissimo che debbano pulire la loro cacchina. Ma adesso per fortuna ci pensa lei, la mia lettiera del cuore. Vieni qua, fatti abbracciare, ti amo. Ok Sonia, tutto ciò è veramente inquietante. Comunque ragazzi, come vedete la sto tenendo in cucina tranquillamente, perché una volta che fanno cacchina mi basterà fare così, clean. Ok? Beh, in realtà lo fa in automatico, ma vi sto facendo vedere come funziona. Praticamente la sabbietta va a finire in quella grata e viene filtrata mentre questo tubo rotante gira. E qualora il gatto dovesse essere qui vicino, si blocca, quindi state tranquilli. Ecco, appunto, l'ho bloccato. Però come vedete è davvero super sicura. E poi Milky è super interessata ogni volta che è in funzione, è super incuriosita, vero Milchino? Guardate quel Fufi! Ah, vedete, vedete? Ecco così, torna giù la lettiera e si riassetta. È rastrellata, sembra un giardinetto zen. Mi è arrivata con questo pratico tappetino, ragazzi, che sostanzialmente eviti che si disperda la sabbietta quando i gatti escono dalla lettiera. Si raccoglie infatti tutta quanta qui dentro, come potete vedere, e poi la potete rimettere qui dentro. E ragazzi, devo dire che questo tappetino è stata la mia salvezza, perché mentre Fufi e Milky si sono abituati immediatamente a questa lettiera, Audrey, che è un po' più schizzinosa, non capiva a cosa servisse e quindi non ci voleva andare. Per cui, anziché fare la pipì lì, la faceva qui. Ma per fortuna è impermeabile. E quindi mi è bastato dare una pulita al tappetino. Comunque, vi faccio vedere come funziona perché sono gasatissima. E allora, si toglie questo coperchione. Voilà. E qui, come vedete, vanno a finire la cacchina e la pipì agglomerata. Questo coso si alza ed ecco qua dov'è tutta la cacca e la pipì dei miei gatti. In dotazione ci sono anche degli adattatori universali, quindi per le prese cinesi, inglesi, americane. Ovviamente ho montato quella europea
l'ho attaccata alla schiena, quindi è alimentata attraverso l'elettricità. E mi hanno dato pure dei deodoranti per gatti. Ed infatti non solo è bella linda e pulita, ma è anche profumata. Abbiamo qui infatti, se lo riesco a staccare, un serbatoio in cui inserire il deodorante. Che ragazzi, ha un odore veramente delicatissimo e buonissimo. E dura ben 30 giorni, quindi 30 giorni di sollievo. Come vedete io ce l'ho in cucina, qui ci cucino e sto benissimo, non si sente veramente nulla. Qui come vedete ci sono pure dei sensori, in modo tale che quando il gatto è dentro la macchina lo rivela. Vedete? Gatto presente! Qua ci dice se è connesso al wifi, perché appunto si può anche gestire da remoto attraverso un'applicazione che possiamo semplicemente scaricare inquadrando il QR code che c'è nel manuale di istruzioni. Applicazione che io sto amando ragazzi, perché ci permette di tenere sotto controllo tutta l'attività intestinale sostanzialmente dei nostri gatti. E poi ci dà i link al sito web in cui poter acquistare la lettiera con tutti i vari accessori, come appunto i sacchetti per il contenitore dove va a finire l'immondizia, il deodorante eccetera. Come vedete potete comandarlo da lontano, da remoto. Ma non siete ancora convinti? Beh, allora vi faccio vedere la vera chicca di questa applicazione. Possiamo vedere tutti i movimenti dei nostri gatti, quante volte sono andati in bagno, se le spero, il loro peso durante la giornata, avendo tre gatti ovviamente sono tre pesi diversi, e per quanto tempo hanno usato la lettiera. Vediamo un po'. 1 minuto e 2, 1 minuto e 3, velocissimi. Fanno tipo una cacca lampo ed escono. Ma la cosa che mi ha colpita veramente di più è il fatto che possiamo aggiungere il nome del nostro gatto. Per esempio, in questo caso mettiamo Fufi. Il giorno della sua data di nascita, che non ricordo. Fufi, sono una madre pessima. Fufi, scusami, non ricordo. Ce lo dici quando è il tuo compleanno? Ce lo dici? Mi sa che se l'è presa un pochettino. E allora la smonto un pochettino così potete vedere meglio. Apriamo questa scatolona gigante e c'è questo coso che sembra tipo quello per fare il cemento. Che potete, anzi dovete chiudere quando svuotate tutta la terrina, altrimenti lo lascerete sempre aperto. A meno che non vogliate che i vostri gatti vi facciano la cacca sul divano. Quindi la sabbietta che viene filtrata attraverso quella griglia e profumata col deodorante va a finire in questo canale ed esce da questo buco per poi essere cestinata nella spazzatura. Questi qua sono degli appositi sacchetti che fornisce l'azienda. Ahimè, l'unica nota negativa secondo me è questa, ovvero che ci vanno solamente i sacchetti di loro produzione, di Farbulous, che ho scoperto esistono anche su Amazon, ma che sul loro sito costano di meno, quindi conviene ordinarli da lì. Tramite questo sensore monitorerà la situazione di raccoglimento di cacca e quando sarà piena vi basterà schiacciare un pulsante per farla richiudere e saldare in modo tale che non esca neanche un filo di puzza. Ve lo faccio vedere. Ta-ta-ta-ta! Mettiamo che per esempio vogliamo andare a richiudere il sacchetto dell'immondizia e svuotarlo, quindi facciamo così, autopack, ok. Ta-ta-ta! Una volta richiuso il sacchettino ci dirà che è stato completato il processo e che possiamo appunto tirare fuori l'immondizia. Andiamo a prenderla ed ecco qua, come vedete è perfettamente chiusa e quindi non esce un filo di puzza. Fantastico, la possiamo buttare semplicemente nell'immondizia. Ciao ciao baby! E voi direte, e adesso come si fa? Che ho il sacchetto vuoto qui? Beh, semplicissimo, guardate la magia. Sta partendo! Non capisce cosa stia succedendo? Praticamente la macchina ha messo un nuovo sacchettino e soffiandoci dentro l'ha adattato perfettamente al serbatoio. Ditemi se non è una genialata! Milky, che ne dici? Sei felice di questo tuo nuovo bagno super tecnologico? Cioè, più bello di quello giapponese con le musichette di Mozart? Secondo voi cosa succede se la prendo e gliela infilo di peso? Potrebbe tipo denunciarmi al WWF? Nessun gatto è stato maltrattato in questo video! E niente, mamma, se non mi scappa, non mi scappa. Vai, Milky, lo so che la vuoi fare. Ti faccio venire l'ispirazione grattando la terrina. Uffa, però, cioè, non ci vuoi fare vedere come funziona questo ingegno della scienza? Vabbè, facciamo così, la prossima volta che andrò in bagno io la filmerò col cellulare, perché non la posso spremere tipo bambolina sbrodolina. E ve la posto su Instagram, quindi seguitemi tutti quanti cercandomi come Sonia trattino in basso lococo. E niente, io spero che questo video sia stato in qualche modo utile, soprattutto a chi ha tanti animali a casa. Ringrazio
parlando di qualcosa di più interessante che è il bagno dei miei gatti. Viva io, bagno!